Buongiorno, sono il professor Emilio Reineri, docente di sociologia del lavoro all'Università di Milano Bicocca. In Italia la percentuale di occupati da 15 a 64 anni è crollata al 55% ormai, e quindi il fanalino di coda dell'Europa insieme a Spagna, Grecia e Malta. Fortunatamente la scarsa occupazione è ridistribuita tra le famiglie, in pratica famiglie monoreddito, così come siamo famiglie con figlio unico, anche con reddito unico. In pratica è il capofamiglia che mantiene la moglie e i figli in cerca di lavoro o inattivi. Però la percentuale di famiglie senza redditi da lavoro con la crisi è aumentata in modo significativo. Addirittura al nord si arriva al 6%, al sud oltre il 17%. Quindi a questo punto la situazione sta un po' per la tenuta sociale entrando in crisi anche questa. Non resta che sperare in una rapida ripresa economica che però avrà un impatto sull'occupazione qualche mese dopo, quindi fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo. Quanto ai giovani, di cui si parla molto, 41% dei giovani disoccupati, in realtà fino ai 24 anni si va per lo più a scuola, quasi il 60% vanno a scuola. Quindi su 100 giovani in questa fascia d'età, solo 11 sono in cerca di lavoro. Sono di più sui giovani da 25 a 34 anni, quelli che sono in cerca di lavoro, sono 11-12%. E per di più la loro criticità è data dal fatto di non vivere più in famiglia. Purtroppo l'attenzione su questa fascia è minore che sulla fascia dei giovanissimi. Infine, studiare conviene? Sì, nonostante tutto, cioè significa che c'è un vantaggio per chi studia in termini di trovare meno lentamente il primo lavoro e di restare occupato in età adulta. Però questo vantaggio è piccolo rispetto agli altri paesi europei. Quindi il rendimento dell'istruzione in Italia esiste, però sembra essere poco evidente, perché in realtà è piccolino rispetto a quanto accade in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, persino in Spagna.